Lei, per una volta. Però lei dice, almeno non si lei fa dice polemica. Che Jessica Rabbit, però ogni tanto Jessica Rabbit tira fuori le forme, perché quando lei fa un'intervista sulla stampa, in cui leggo testualmente, dice: noi abbiamo un obiettivo, che è quello di fare ai Dem ciò che Macron ha fatto ai socialisti francesi, assorbirne il consenso per allargare il consenso al centro e alla destra moderata, quelli lì pensano alla guerra come alla guerra, per usare una parola, diciamo, chic, ma insomma, che lei sta menando, ecco, per dirla più fra di noi. Ora, che lei parli a me di forme e che io tiro fuori le forme, come dire, non è una bella immagine di Martina Prezzo, no, ma di Martina, ero rimasta per sulla metafora di Jessica Rabbit. No, le mie forme sono un pancione inguardabile. Allora, veniamo alla risposta politica. Io non voglio minimamente che tutte le volte ci sia una polemica sul niente. Anche perché, che cosa ho detto alla stampa, che avevo già detto peraltro alla stazione Leopolda? Che il nostro modello è Emmanuel Macron, che ha preso voti sia da elettori che non volevano più votare la sinistra, i socialisti francesi, sia da elettori che non volevano più votare più la destra. Dopodiché non lo so se questo avverrà, ovviamente io spero di sì, ma prima di discutere di quello che avverrà alle prossime elezioni nel 2023, possiamo nel frattempo sbloccare l'unità di missione sul dissesto idrogeologico? Lei sa quante fogne e depuratori mancano soprattutto al sud? Domani sarò a Catania. Se noi mettessimo modello generale dei carabinieri, uno che va lì, i soldi ce li hanno già, sono fermi nei cassetti, spende quei benedetti soldi. Cioè, prima conseguenza ci sono le fogne e i depuratori, seconda conseguenza ci sono posti di lavoro, che non è banale, perché in questo momento al mezzogiorno, anziché dare il reddito di cittadinanza, diamo del lavoro, diamo delle occasioni, allora, di lavoro. Renzi, terzo, giustamente stamattina, che altrimenti rimane fermo a zero. Stamattina vuole parlare dei tombini di Ghisa, come diceva una volta Crozza di Salvini. Io però sono sempre costretta a riportarla un po' sulla politica. Con tutto che penso che lei sulle fogne abbia stra ragione, ma invece torniamo un istante alla cosa di Macron, che mi ha molto colpito. Lo diciamo tutti e due molto francese, io, Renzi, Macron. Allora, Macron, qual è la strategia di Macron? Qual è stata anche di lasciare i sindaci dentro i socialisti come quinte colonne? E molti dicono che lei ha fatto un po' la stessa cosa, perché nel PD ha lasciato parecchi dei suoi, parecchie persone che sono legate a lei, ma alcuni proprio amici fidati come Marcucci, Lotti. E un po' così ha preso a prestito anche questa idea da Macron? No, intanto né Marcucci né Lotti sono sindaci, ma i tanti sindaci che hanno deciso di venire con noi sono sindaci che hanno un ruolo importante. Per esempio oggi parla una bravissima sindaca, credo che lei l'abbia anche ospitata in trasmissione, Isabella Conti, che è la sindaca di San Lazzaro di Savena, come no, che è stata la prima in Italia a fare davvero gli asili nido gratis e che ha combattuto contro, pensi, una cementificazione che volevano fare le cooperative rosse. Lei che viene dal mondo del PDS, PD, adesso Italia Viva, ha combattuto contro questa cementificazione e parlerà di periferie, del piano periferie. Così come mi piace ricordare un altro sindaco, me lo faccia dire, perché ieri è crollata, purtroppo, ovviamente tutto il nostro cuore è per Venezia, per quello che sta accadendo e per tutte le città colpite dal maltempo. C'è un'altra città in cui c'è stato un danno ieri, in una villa importante che è Ercolano. Il sindaco si chiama Ciro Buonaiuto, un altro ragazzo bravissimo, anche lui avvocato, anche lui molto giovane, che fa il sindaco e che è in Italia Viva e che mi ha mandato stamattina sconvolto le foto di questa villa che è dell'Agenzia del Demanio. Se fosse passato al comune o se si fossero fatti gli interventi di restauro, oggi non saremmo a piangere il crollo. Qual è la sintesi? I sindaci che sono voluti venire con me sono già venuti, forse ne verranno altri, ma non c'è nessun giochino vecchio stile della politica. Noi abbiamo soltanto detto: chi ha voglia di fare una cosa nuova, senza rete, senza paracadute, venga con noi. Senta, chi Renzi non se la sente, rimane l'amicizia personale, ma niente, niente da me, quinte colonne, come dice lei.